Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: Tiziano Ferro ha lasciato i suoi fan senza parole facendo una rivelazione sconvolgente. Reduce dal tour che lo ha visto esibirsi nelle piazze di Milano e Napoli, il cantante di Latina ha rivelato una diagnosi che avrebbe potuto fermare molti: un nodulo alle corde vocali. Nonostante il parere dei medici, Tiziano Ferro ha deciso di esibirsi, dimostrando un coraggio ed una dedizione senza pari. Mi hanno trovato un nodulo alle corde vocali, ha spiegato Tiziano Ferro, confermando che la diagnosi era già nota al cantante prima dell'inizio del tour, ma nonostante ciò, ha deciso di andare avanti. Io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città, ha dichiarato nel lungo testo a corredo del suo video. Il cantante ha paragonato la sua situazione a quella di un calciatore che deve affrontare un campionato con un tendine lesionato. Nonostante la necessità di un intervento e un lungo periodo di recupero, Ferro non si è lasciato abbattere. Tiziano Ferro, la scoperta del nodulo alle corde vocali. La notizia ha lasciato i fan stupiti e un po' disorientati, ma Tiziano Ferro si è esibito come se nulla fosse. Ha condiviso i momenti salienti del suo recente tour in un video, aprendo il suo cuore ai fan. Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Nonostante il timore di un effetto collaterale in live, Tiziano ha continuato a esibirsi. Lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Tuttavia, la sua vera cura non era medica ma psicologica. Nessuno poteva aiutarlo più dei suoi fan, che lo hanno seguito nelle piazze d'Italia. Loro, però, inteso, i medici, non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c'eravate voi. Quindi grazie, vi voglio bene, grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.